Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino Covid, quest'oggi in Abruzzo 212 i nuovi casi, 13 i decessi, mentre il vaccino AstraZeneca è ancora sospeso, infatti attesa per giovedì la relazione dell'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. Facciamo il punto della situazione con il dottor Paolo Fazzi dell'ospedale di Pescara. 212 nuovi casi di Covid in Abruzzo, 6.329 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 3,3%. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 96. La provincia più colpita è quella di Teramo con 68 nuovi casi, seguono il Chietino con 58 casi, l'Aquilano con 48 casi e il Pescarese con 41 casi. Da qualche giorno la curva epidemiologica è stabile, non bisogna scoraggiarsi, ha detto ai nostri microfoni il professor Fazi dell'ospedale di Pescara. Ti sembra proprio che ci sia una specie di piccolo plateau, ora due giorni non fanno tendenza, bisogna vedere quello che succederà nei prossimi giorni, speriamo bene, insomma, ecco, ci stiamo fasciando la testa, forse anche giustamente, perché la situazione epidemica è diventata decisamente critica, ormai ci troviamo nella terza ondata. Probabilmente noi in Abruzzo, anzi nell'area metropolitana di Pescara, abbiamo anticipato la terza ondata un po', cioè prima delle altre regioni, altre zone, diciamo, d'Italia, però non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo essere tutti quanti pronti a lavorare e collaborare per il bene finale, che è quello di cercare di contenere questa infezione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 1924. Del totale odierno 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 631 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo i positivi accertati sono 12.372, 434 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono i pazienti ricoverati in area medica, sono 10 in meno rispetto a ieri per un totale di 675. In terapia intensiva i letti occupati sono 87 come ieri, ma a fronte di 7 nuovi ingressi. Per quanto concerne i vaccini, la somministrazione delle dosi AstraZeneca è ancora sospesa. L'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, fa sapere che il rapporto rischi-benefici rimane favorevole, ma per il verdetto occorrerà aspettare giovedì. Intanto al momento dalle autopsie sui corpi di coloro che sono deceduti dopo aver ricevuto la dose non è emersa alcuna prova che dimostri la correlazione tra il vaccino e la morte. È naturale che ci sarà un rallentamento nella vaccinazione, dove un momento dove invece bisogna veramente correre per vaccinare. Ma adesso le cose stanno in questi termini, confido nell'EMA, confido nell'AIFA, che ovviamente bisogna vederci chiaro. Secondo me il rischio forse ipotetico ci potrebbe stare, considerando questo tipo di vaccino che va a generare degli anticorpi contro antigeni che sono diretti contro la CE2. La CE2 è un recettore endoteliale, quindi magari nel momento in cui si producono queste proteine antigeniche, magari si va a stimolare la CE2 e in qualche soggetto magari può dare dei problemi. Però è pur vero che parliamo di, stamattina sentivo, 17 o 18 casi su 17 milioni di vaccinati in Europa con AstraZeneca. Ci sono state delle reazioni, diciamo, un po' più numerose rispetto a un vaccino convenzionale, perché è un vaccino giovane, perché è stato partorito in 8 mesi invece che in 18-24, però, come dicevo prima, bisogna correre. L'AIFA e l'EMA devono essere celeri e devono darci una risposta. E a proposito di vaccini, Marco Marsilio si dice soddisfatto della capacità vaccinale dell'Abruzzo e respinge le critiche avanzate dall'opposizione sul piano messo a punto dalla regione e anche la scelta di zone rosse localizzate, come abbiamo imparato nelle ultime settimane, sono per Marsilio la soluzione migliore. Tania Bonici Castelli. Il presidente Marco Marsilio rende noto che l'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi a disposizione. In regione però l'opposizione attacca e giudica inadeguato il piano di vaccinazione messo a punto dal governo regionale di centrodestra. L'opposizione non ha più argomenti, l'Abruzzo vaccina più del 90% delle dosi che gli sono state
recapitate, e attendiamo che ci diano le altre e che ci diano anche i vaccinatori promessi. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo aperto e stiamo aprendo già da oggi un centinaio di punti di vaccinazione che permettono di essere presenti capillarmente su tutto il territorio e ci metterebbero in condizione di vaccinare l'intero Abruzzo in poche settimane se qualcuno ci fornisse i vaccini. Marsiglio spiega poi la linea adottata dalla Regione Abruzzo sulle zone rosse localizzate. La scelta di imporre chiusure limitate permetterebbe di non applicare un pesante lockdown generalizzato. Massima attenzione comunque all'incremento dei contagi. Continuiamo a tenere sotto stretto monitoraggio tutti i comuni, in particolare quelli che hanno mostrato delle accelerazioni negli ultimi giorni, oltre a Tortoreto che abbiamo già subito sottoposto a misure più restrittive, ci sono Morro d'Oro, Colonnella, Martinsicuro, insomma c'è preoccupazione su diversi siti che continueremo a tenere sotto controllo perché la nostra strategia è quella di intervenire il più tempestivamente possibile nei luoghi che mostrano dei focolai intensi di accelerazione nel numero dei contagi. È finora una tecnica che ha consentito di evitare che l'intero Abruzzo finisse in zona rossa. Come avete visto, più della metà delle regioni italiane sono finite in zona rossa, alcune addirittura passando direttamente dal giallo al rosso nel giro di pochi giorni. Noi quando abbiamo intercettato la variante inglese e capito che alcune zone erano particolarmente colpite, le abbiamo subito circoscritte, prima l'intera provincia di Chieti e Pescara, la settimana successiva abbiamo ristretto l'area ai comuni maggiormente colpiti e questa trentina di comuni che ci portiamo dietro con qualche variazione settimanale nell'elenco sta consentendo al resto del territorio di non subire le restrizioni di maggior peso che sono quelle appunto della zona rossa. La direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale, Monique Eloi, ha visitato oggi la sede dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, accolta dai vertici dell'IZS e dai rappresentanti delle istituzioni politiche del territorio. La Eloi ha ribadito l'importanza strategica dell'Istituto Teramano, leader nella ricerca internazionale. Il servizio. È stato l'ennesimo importante riconoscimento e onore per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo la visita di Monique Eloi, direttrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. Madame Eloi è arrivata in Italia per incontrare il Ministro della Salute Speranza e non ha perso l'occasione per visitare uno dei centri di eccellenza più noti nel mondo. L'Istituto è veramente conosciuto a livello mondiale, ha una grande importanza che riveste grazie alle livello elevato di expertise che ha in tanti campi, abbiamo delle collaborazioni attive che legano proprio l'Istituto all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'importanza dell'Istituto è anche fondamentale nell'ambito di quello che è One Health, quindi la salute unica tra uomo e animale, e l'apporto che l'Istituto può dare è veramente, veramente fondamentale. Il ruolo dell'Istituto sarà fondamentale per gestire anche quelle che saranno future emergenze, per prevenire soprattutto le malattie infettive che poi possono sono anche trasmissibili ovviamente all'uomo. Oggi non è solamente per riconoscere il valore di questo istituto, ma anche per ringraziare tutte le autorità locali di quello che è il servizio che l'istituto fa, e non a caso poi nei prossimi giorni andrò anche in visita al Ministero della Salute. La direttrice dell'OI è stata accolta a Teramo dalle istituzioni locali e regionali a dimostrazione di come il territorio sia legato all'istituto, struttura di alta ricerca e attualmente strategica nella lotta alla pandemia. Una visita importante, un riconoscimento internazionale all'istituto. Giornata storica per l'istituto, la visita della direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale per noi è un riconoscimento dell'attività svolta, della nostra tradizione. Perché vi dà questo grande riconoscimento? Perché l'Istituto è impegnato a livello globale ormai da anni sullo scenario scientifico, sulla cooperazione nella sanità veterinaria. E questo impegno è oggi rinnovato e potenziato, i rapporti sono sempre più intensi e andiamo avanti su questa strada. E ora la cronaca. In seguito ad interventi mirati, la Guardia di Finanza ha individuato e segnalato 31 persone che usufruivano illegalmente del reddito di cittadinanza. Il servizio di Samuele Mucci.
Tra le 31 persone che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza c'era anche chi era sottoposto ai domiciliari per reato di associazione di tipo mafioso. La Guardia di Finanza di Teramo, infatti, in seguito a dei controlli, ha individuato e accertato una frode di oltre 250.000 euro. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno scoperto di alcuni titolari di conti di gioco online, attraverso i quali avevano vinto somme importanti di centinaia di migliaia di euro. Per le 31 irregolarità sono state presentate delle false attestazioni ISEE, e questo perché erano stati individuati alcuni soggetti lavorare in nero presso esercizi commerciali, con il doppio beneficio di percepire il reddito di lavoro dipendente in nero e di arrotondare il proprio stipendio con il reddito di cittadinanza, oppure individuati soggetti che non hanno dichiarato nella propria dichiarazione il patrimonio posseduto. Casi ancora più eclatanti sono stati quelli che erano sottoposti a una misura cautelare personale degli arresti domiciliari o condannati in via definitiva anche per associazioni mafiose. I lavoratori della Sabino Esplodenti di Casalbordino, dove a dicembre, ricorderete, si è verificato un incidente costato la vita a tre operai, hanno incontrato il procuratore capo di Vasto a seguito di un sit-in effettuato sotto il Palazzo di Giustizia istoniense. Le maestranze, preoccupate dal sequestro e dalla conseguente chiusura della fabbrica di smaltimento esplosivi, chiedono di poter tornare a lavorare. Alfredo Primante. Dopo la protesta la scorsa settimana davanti ai cancelli della Sabino Esplodenti di Casalbordino, il sit-in dei lavoratori questa mattina si è spostato sotto la sede del Tribunale di Vasto. L'azienda specializzata in demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi è sotto sequestro dal 21 dicembre scorso, giorno in cui un'esplosione è costata la vita a tre operai, Nicola Colameo, Paolo Pepe e Carlo Spinelli. La settimana scorsa è arrivato il via libera dell'INPS alla cassa integrazione fino a metà aprile, ma il timore degli 80 lavoratori è che la Sabino Esplodenti non riesca a sopravvivere alla chiusura. I dipendenti hanno più volte precisato di non voler chiedere un'accelerazione delle indagini, ma solo di permettere all'azienda di lavorare, lasciando sotto sequestro l'area interessata dall'incidente, richiesta che è stata reiterata anche davanti al procuratore capo di Vasto Giampiero Di Florio, che ha ricevuto una delegazione dei lavoratori Sabino. Al termine dell'incontro, Di Florio, al microfono dei colleghi della RAI e di Zona Locale, da cui è stato ripreso questo video, non si è sbilanciato sui tempi di un eventuale di sequestro, garantendo come la procura abbia a cuore la sicurezza dei lavoratori. Ho ritenuto opportuno parlare con i rappresentanti dei lavoratori per spiegare che la procura della Repubblica non è causa di ciò che è accaduto. Noi semmai siamo la conseguenza in relazione alla gravità, alla drammaticità di quei fatti che si sono verificati purtroppo il 21 dicembre. Sono consapevole delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori, specie in questo momento di particolare dramma, non solo per loro ma per tutti, però io devo stare tranquillo perché gli operai possono lavorare se ci sono le condizioni di sicurezza. Io non voglio che accadano altri episodi simili. Torniamo ad occuparci della questione delle naiade. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato ieri sera un atto di indirizzo politico-amministrativo per la gestione da parte dell'ente, attraverso una sua partecipata, dell'impianto sportivo. Paolo Renzetti. Sindaco, il Comune di Pescara è pronto eventualmente a gestire le naiadi? Oggi che l'impianto è chiuso, dopo un anno di pandemia che ovviamente ha creato problemi incredibili a tutte le attività sportive, il Comune di Pescara non può che scendere in campo, non può certamente tirarsi indietro e dice alla Regione: noi siamo pronti a gestire insieme l'impianto, a mettere a disposizione uomini, forze, managerialità, conoscenze, territorio per far sì che quell'impianto possa riaprire e possa essere messo a disposizione dei cittadini di Pescara e di tutta la regione. In questa posizione il Consiglio Comunale ha raggiunto l'unanimità, perché su queste cose non ci sono maggioranze e opposizioni, ma c'è la voglia di fare bene per Pescara. Adesso, dopo l'approvazione di quell'atto di indirizzo politico-amministrativo, ci siederemo con la Regione, con l'assessore Liris, con il Presidente del Consiglio regionale Sospiri per trovare
le soluzioni ideali per far sì che le naiadi tornino ad essere quello che sono state nel cuore dei pescaresi e anche nelle attività dei pescaresi. Bisognerà garantire i posti di lavoro dei dipendenti delle naiadi. Abbiamo ragionato anche su questo, ovviamente dobbiamo sederci a un tavolo per trovare le migliori formule amministrative. E certo è che l'intervento sarà importante, ma è chiaro che con la Regione troveremo le intese giuste, perché non possiamo neanche appesantire i cittadini di Pescara di spese ulteriori, visto che in questo periodo la pandemia ha creato problemi a tutti, agli enti locali, ai cittadini, alle società, alle imprese, e quindi anche su questo dovremo essere bravi per fare in modo che le naiadi possano avere vita propria anche da un punto di vista economico, che le naiadi che si trovano in una posizione strategica al confine tra Pescara e Montesilvano, in un'area di grande qualità ambientale, perché c'è la pineta, perché c'è quello che noi vogliamo far diventare il Parco Nord in quella zona, quindi le naiadi si trovano in una posizione unica e possono essere anche il collante per la nuova Pescara che stiamo creando. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Manca poco alla delicatissima sfida dello stadio Adriatico Cornacchia tra Pescara e Ascoli. Un vero e proprio scontro diretto tra i biancazzurri, penultimi in classifica, e i bianconeri dell'ex Sottil, terzultimi con un solo punto in più. Nel Pescara assenti Tabanelli e Bocchetti, il tecnico Grassadonia dovrebbe confermare il 4-3-3 con Maestro e Galano esterni del Tridente e Busellato in regia al posto di Valdifiori. Nell'Ascoli assenti tre ex, Puccino, Stojan e Brosco. L'allenatore Sottil deciderà in extremis se giocare con una sola punta o Dionisi o Baic, o a due punte, quindi inserirli entrambi. Direzione di gara affidata a Di Bello di Brindisi. Nel pomeriggio si sono giocate già alcune partite. La Virtus Entella resta all'ultimo posto alla luce della sconfitta casalinga patita con la Cremonese per 2-0 in gol Gaetano e Castagnetti. Soprattutto il Cosenza è stato fermato sul pari casalingo 1-1 dal Vicenza. Al gol di Liozzi ha risposto il difensore biancorosso Valentini. Questo vuol dire che chi dovesse vincere questa sera tra Pescara e Ascoli potrebbe avvicinarsi proprio al quart'ultimo posto occupato dal Cosenza. Appuntamento su TV6 alle ore 20:30 con diretta stadio alle 21 il fischio d'inizio di Ascoli-Pescara. E ora la Serie C. Domani pomeriggio alle 17:30 il Teramo sarà impegnato al Bonolis con la capolista ternana. Rimangono 7 gli indisponibili: Valentini, Cappa, Birligea, Lasic, Soprano, Di Matteo e anche Minelli. I biancorossi che dovrebbero confermare l'11 di Catania. Paci sottolinea che i suoi sono pronti alla sfida più complicata e rinvia ancora i discorsi sul rinnovo del contratto e il servizio. La affrontiamo con una buona consapevolezza che stiamo vivendo un buon momento, ma non l'affronterei come va, è una competizione e dobbiamo fare il massimo per cercare di vincere la partita. È anche curioso per noi capire a che punto siamo rispetto alla squadra più forte del campionato, capire a che livello competitivo siamo rispetto a loro, una squadra eccezionale sotto ogni punto di vista, e quindi siamo molto carichi, molto aspettiamo con grande entusiasmo questa partita. Ci stiamo preparando, abbiamo avuto poco tempo, ma hanno avuto anche poco tempo loro per prepararla, quindi non è una cosa normale, però ci stiamo preparando, sappiamo i loro punti di forza, sappiamo loro che sono tanti, sappiamo i loro punti deboli che sono pochi, e niente, aspettiamo domani. In questi casi un allenatore che tipo di riflessioni fa dopo una bella vittoria con quella di Catania? Non tocco niente perché siamo andati bene, molto bene così, a livello di formazione parte. Ma a livello di formazione, allora sì, in generale sì, ma per questa partita è la seconda in due giorni, vediamo se dobbiamo cambiare qualcuno, adesso non lo so, vediamo le condizioni fisiche come saranno, oggi abbiamo la rifinitura, oggi pomeriggio, vediamo quali saranno le indicazioni, cercherò di toccare il meno possibile, quello sì, perché comunque è una squadra che sta dando garanzie e poi vediamo nei limiti del possibile.
Ti volevo chiedere se la cattiveria è una cosa che si può allenare quando arrivi, insomma, vicino alla porta e devi cercare di concretizzare di più, oppure una cosa che hai o non hai, quindi non si può fare, si può fare praticamente poco. Noi abbiamo attaccanti, secondo me, formidabili, perché nell'applicazione, nella fase difensiva, nel pressing che fanno e nell'atteggiamento che hanno, perché la grande fase difensiva parte da loro. Se la difesa lavora bene, perché gli attaccanti, sia in fase di pressing ma soprattutto in fase di contropressing, si danno l'anima e quindi sono giocatori straordinari da questo punto di vista. Però stiamo dimostrando che dal punto di vista realizzativo non abbiamo i piedi per competere a quel livello. Credo fortemente dentro di me che i nostri giocatori abbiano quel fuoco, e io come allenatore devo riuscire a capire la chiave e a tirarglielo fuori. Ti faccio una domanda un po' cattiva: ti sei dato una deadline per dare una risposta sull'eventuale prolungamento del tuo contratto? No, io ribadisco che, come ho detto un po' di tempo fa, il presidente mi ha chiamato per parlare di futuro, però riprendo le parole che ha detto il presidente, certezza che sta vivendo un po' il calcio italiano, e non è solo il calcio a Teramo, ma un po' un discorso in generale, e quindi in questo clima di incertezza è anche difficile parlare e capire un po' di più di quello che non sia il presente, che è la cosa più importante per noi. Che è lo sforzo che dobbiamo produrre noi come gruppo squadra per riuscire ad ambire alla miglior posizione di classifica possibile e valorizzare i nostri giovani. Quindi è quella la cosa più importante per noi in questo momento. E nella Ternana sono 24 i giocatori convocati indisponibili: l'infortunato Laverone, lo squalificato Paghera. La squadra rossoverde sta dominando il campionato ed è vicina al traguardo della promozione in Serie B, ma il tecnico Cristiano Lucarelli invita i suoi a non abbassare la guardia e ad avere un atteggiamento feroce. Anche il Teramo arriva dalla vittoria in trasferta a Catania, e quindi diciamo che più della condizione dovremmo avere un atteggiamento feroce, perché altrimenti domani troveremo una squadra giovane, di gamba, con un allenatore propositivo che ha fatto vedere, secondo me, tra quelli che ha fatto vedere più cose interessanti dal punto di vista tattico della propria squadra, perché gioca senza grandi, diciamo, tatticismi, con una mentalità simile alla nostra, sempre cercando di fare risultato attraverso il gioco. Quindi speriamo che la squadra si renda conto dell'importanza di questa partita e rientri con la testa dentro il carro armato dopo festeggiamenti a fine partita della vittoria con il Bari. Cosa deve portare della partita con il Bari la sua squadra nella gara di Inter? La consapevolezza che anche in giornate difficili, se si riesce a mantenere la testa dentro il campo, dentro la partita, si può, con la giusta saggezza, come avevo chiesto prima della partita, si può comunque andare a ribaltare delle situazioni anche a pochi minuti dalla fine, come peraltro è già successo in almeno altre tre occasioni. No, la classifica non si guarda, la classifica non ci interessa, i risultati degli altri non ci interessano. Noi abbiamo la possibilità e la fortuna, grazie al lavoro dei ragazzi, di poter guardare solo alle nostre partite, una alla volta, cercando di ottenere il massimo in ogni partita. Se poi non è possibile ottenere il massimo, dobbiamo avere l'intelligenza di capire che a volte dobbiamo anche, quando si capisce di non poter vincere, di riuscire a non perdere. E ora la pallavolo, prosegue il momento magico della Sie Cortona, che si è imposta in 4 set a Santa Croce sull'Arno. Domani sera, nel recupero casalingo con Taranto, l'Impavida darà la caccia al secondo posto. Dopo tre stop ritrova il sorriso l'Abba Pineto, che la spunta dopo una battaglia di 5 set con il Modica. Sergio Zappalorto.
un'altra impresa, l'ennesima senza pezzi pregiati. Cantagalli out, Simone impiegato solo in avvio di un assieco che vendica l'andata e batte 3-1 a destinazione il temibile Santa Croce sull'Arno. Ora è quarta, ma domani avrà un altro recupero interno col Taranto, scontro diretto che con un successo consentirebbe agli ortonesi di piazzarsi al solitario secondo posto con l'ultimo turno della stagione regolare di nuovo in casa contro l'abbordabile Castellana Grotte domenica 21. Squadra incredibile. Torna a vincere pur se a fatica e al tiebreak, ma con merito, un ritrovato Abba Pineto che tuttavia dovrà accontentarsi, tranne clamorose sorprese, del quarto posto. L'importante era vincere per ritrovare la spinta giusta. Mister Rosichini. Assolutamente sì, soprattutto dopo una partita che si è evoluta in questa maniera, averla portata a casa chiaramente ci dà convinzione dei nostri mezzi. Sabato anticipo senza rischi ad Aci Castello. In B torna a giocare e a vincere al tie break l'Alba Adriatica, mentre cade in casa contro il Forte Molfetta un dignitoso Paglieta. In B uno femminile, altro pesante KO dell'Altino sul campo del Casal dei Pazzi, mentre finalmente esordisce e vince largamente 3-1 sul Trevi il sestetto di Chieti del tecnico Nibbio. Gran voglia di giocare, vittoria purificatrice nelle immagini. E a proposito di immagini, in B2 altro derby, altra corsa di una rabona che insegue l'inarrestabile capolista Porto Sant'Elpidio che liquida le teramane dell'impianti Futura. Le manopellesi battono 3-1 le cugine del Pescara 3 in un match avvincente dove le ragazze di Mazzuccato, tra le quali esordito la Montanaro, hanno ben figurato, confermando un evidente processo di crescita. Quelle di Cesarone sono da tempo col vento in poppa. E questa era l'ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo nuovamente che alle 21 scende in campo il Pescara contro l'Ascoli nell'importantissimo match in chiave salvezza che voi, se vorrete, potrete seguire con diretta stadio a partire dalle 20:30. Il TG6 termina qui, grazie per averci seguito, una buona serata.